Per Libri TV siamo appunto al seminario sulla riforma elettorale e è arrivato tra i relatori anche Benedetto Della Vedova, che ovviamente porterà il suo apporto. Ecco, Benedetto, cosa ci si può aspettare da questo seminario che è stato in qualche modo, tra virgolette, usando una terminologia impropria, calendarizzato in un momento caldo della riforma elettorale che appunto è arrivata grazie a Renzi, possiamo dire, è un accordo con Berlusconi che ha creato anche delle polemiche. Beh, sì, cade a fagiolo, direbbero. No, il tempismo di Paolo Sinieri è stato eccezionale e credo che a questo punto la discussione non debba essere in astratto sulle leggi elettorali, ma insomma ha senso oggi misurarsi anche con la proposta che è uscita dall'accordo Renzi-Berlusconi. La mia posizione su questo è che sarebbe meglio, usando questo schema, passare dai collegi plurinominali ai collegi uninominali, che sarebbe sbagliato invece pensare alle preferenze e bisogna cambiare qualcosa sulle soglie perché è necessario, però diciamo che è bene che si arrivi al termine di questo processo. Lo schema è questo, è sicuramente un passo avanti rispetto a quello precedente. Benedetto, sta ovviamente cominciando questo iter parlamentare della legge, ovviamente ci sarà, adesso è da capire un po' quali sono i confini, un margine di trattativa, insomma, di elasticità. Ecco, tu pensi che le possibili modifiche verteranno sulle soglie, sul fatto delle liste, mi sembra che Renzi, no, delle liste, delle preferenze, mi sembra che Renzi sia poco propenso a questo? Ma sulle preferenze mi sembra che ci siano pochi margini, anche se tante richieste. Così, ahimè, come sulla nostra proposta dei collegi uninominali, vedremo. Sulle soglie credo che si debba lavorare per dare più logicità e anche più, come dire, più schermi rispetto a possibili ipotesi di ricorsi sull'anticostituzionalità della norma. Che dal 35 tu passi al 53 potrebbe, 35 di soglia, che chi ha più del 35, se è il primo, possa arrivare al 53-55 i seggi, potrebbe essere un po' eccessivo. Tra l'altro comunque c'è l'ipotesi del secondo turno per attribuire il premio di maggioranza, perché a un certo punto sembrava facciamo la legge se nessuno supera il 4% proporzionale. No, qui si dice se nessuno supera la soglia si va al ballottaggio, quindi a un secondo turno, quindi secondo me sarebbe opportuno alzare la soglia. Benedetto, ti riferisco, diciamo, una cosa che in questi tempi sta dicendo Marco Pannella, molto preoccupato. Ricorda, siccome ci sono delle suggestioni che dicono un pochino, un vocifrare che dice dopo la legge elettorale, elezioni, quasi per collaudarla, eccetera, e lui ricorda che ci sta una sanzione dell'Europa nei confronti della Bulgaria perché praticamente fecero delle elezioni a meno di un anno dal varo di una nuova legge elettorale, quindi perché insomma, non sarebbe garantita l'informazione corretta nella cittadinanza, insomma, nell'elettorato sui funzionamenti e così via. Ecco, tu cosa pensi di questo? Io penso, questo è un argomento, penso che sarebbe sbagliato accelerare sulla legge elettorale per andare al voto. L'accordo Renzi-Berlusconi prevede anche altre riforme che noi sosteniamo, modifica del ruolo delle Camere e anche della composizione, cioè il Senato che non è più una Camera uguale all'altra, ma fa altre cose, e il titolo quinto della Costituzione, cioè migliorare la distribuzione dei poteri tra Stato e Regioni. Per noi di Scelta Civica sono tre cose legate, o vanno tutte e tre o non ne va nessuna. E quindi entra in gioco il quarto vagone di questo treno, che è il governo Letta, a cui noi abbiamo chiesto di riscrivere un programma per un anno, almeno un anno. E quindi si fa la legge elettorale, si fanno le riforme costituzionali, si governa e si fanno le riforme, e questo supera anche il problema che era posto prima.
Benedetto, un'ultima domanda, permettimi un argomento molto specifico. Da giugno comincerà il semestre europeo di presidenza dell'Italia, in questa Europa ovviamente. Non credi che sia una cosa poco transnazionale, poco federalista, piuttosto internazionale questa cosa della presidenza con la turnazione? Ma innanzitutto ricordiamo che adesso c'è un presidente del Consiglio, in questo caso è Van Rompuy, che dura oltre i semestri di presidenza, che sono rimasti quasi più come, anche perché quando i paesi cominciano a essere quasi 30, insomma, è chiaro che si passano quasi 15 anni, 14, 13, tra una presidenza e l'altra. Ma non lo so se è tanto poco federalista, comunque è un residuo che c'è, che va anche bene perché mette in gioco tutti i paesi, soprattutto per i paesi piccoli poi è importante, no? Adesso c'è la presidenza greca che pure è nell'Unione da tanto tempo, ma anche per gli altri paesi hai un momento di presenza visibile nel contesto europeo. Lo schema istituzionale andrebbe approfondito e speriamo due cose, che si riesca a spiegare ai cittadini europei che l'Europa è il nostro destino positivo, non è la nostra condanna. A quel punto si faranno anche ulteriori riforme costituzionali. Grazie Benedetto Della Vedova.